Il Presidente della Repubblica è libero di dire quello che vuole e lui è rappresentante di un potere neutro all'interno dello Stato, non ha un potere di indirizzo politico. Se il governo politico che si sta per formare vuole assumere un'impronta sovranista, lui non può dire nulla, anzi dovrebbe tacere, perché sovranismo vuol dire difesa della sovranità popolare e difesa della sovranità popolare sta scritto nel primo articolo della nostra Costituzione e insomma lui come Presidente della Repubblica dovrebbe tenerne conto di questo aspetto. Non creda il Presidente della Repubblica a questo punto di far conto che questo governo sia il suo governo neutrale, governi neutrali non esistono, questo è un governo politico, è un governo politico, è vero che il Presidente della Repubblica nomina i ministri su proposta però del Presidente del Consiglio. E non è che il Presidente della Repubblica a Professore, questo punto può scegliere i ministri come vuole lui, può cercare di porre degli ostacoli eventualmente, ma allora. se all'economia, scusate, una battuta, se all'economia dovesse il governo politico Ci va scegliere di Cottarelli mandarci qui con uno noi? che è contro l'euro, quello che è contro l'euro resta ministro dell'economia, non può Allora, imporre un'altra professore, mi cosa il perdoni, ma Presidente della Repubblica. mi prendo io la responsabilità di spezzare una lancia a favore del Presidente della Repubblica, che credo che in questi 2 terribili e lunghissimi mesi abbia avuto un rispetto totale della politica, dei suoi tempi, del voto degli italiani, quindi non ha mai pensato di sostituirsi. Dopodiché è Ma il normale che il governo Presidente della Repubblica neutrale, che esprima delle cos'era il governo preoccupazioni. neutrale? Ma Non capito, dopo esistono 65 governi giorni neutrali, però, scusa, non becchi. esistono governi neutrali. Dopo Non 75 esistono giorni governi sei arrivato per neutrali. disperazione. Con quella proposta Napolitano, scusate, Mattarella stava diventando come Napolitano e Napolitano nel 2011 ha fatto un colpo di Stato. Quindi diciamocelo francamente, era estremamente rischioso il cammino intrapreso con questa idea di fare un governo neutrale. Allora. Non esistono governi neutrali. L'unico potere neutrale in una Costituzione repubblicana è quello del Presidente della Repubblica. Le farò rispondere dagli ospiti di studio prima però.